Nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A1 di hockey su pista, il fattore campo risulta decisivo a favore del Grosseto, che ha superato il Valdagno 3-2. La partita si decide nei primi minuti del secondo tempo, dopo un certo equilibrio per i primi 25 minuti. In poco più di 5 minuti Grosseto sistema la gara. Prima un tiro di Rodriguez deviato da Thiel, dopo 2 minuti e mezzo il tiro di Franchi dalla media distanza e poi lo stesso tedesco Thiel sul tiro diretto per il parziale di 3-0. Il Valdagno non demorde, un'azione insistita riduce il gap ed un power play viene sfruttato con Giuliani in azione personale. I biancorossi blindano per ora la sesta piazza, utile per evitare i preliminari dei playoff. Ad ormai 2/3 di stagione regolare ci sono 2 portieri a contendersi il ruolo di leader. Fino adesso Stefano Zampoli, portiere del Trissino campione d'Italia, è stato sempre al primo posto, arrivando ad una media di 1,50 gol subito a partita, ma ora è salita a 1,78, lo stesso risultato di Riccardo Gnata del Forte dei Marmi. Il miglior marcatore è sempre Federico Ambrosio del Forte dei Marmi con 35 reti contro le 26 di Giulio Cocco del Trissino e 25 di Davide Banini del Follonica. Tra gli assist men spiccano i 12 assist di Pablo Nagera del Lodi contro gli 11 di Xavi Rubio e 10 di Pablo Saavedra. Morgan Antonioni, Forte Marmino in forza al Lodi, si conferma miglior under 23.